Ieri presso la scuola di San Rocco a Venezia è stato consegnato il premio Leone del Veneto ad Arrigo Cipriani, e alla presenza del governatore, il presidente Luca Zaia, e alcuni, il presidente Ciambetti, il presidente del consiglio, assessori regionali e consiglieri, hanno appunto consegnato questa splendida cornice della scuola grande di San Rocco. Questo riconoscimento a questa persona importante, una figura che è un po' l'emblema dell'anima di Venezia e dunque del Veneto, un premio che fu istituito ancora nel 1999 e che va a onorare tutti quei cittadini che poi si sono contraddistinti in determinati campi, dall'economia, letteratura, alla finanza o attività economiche piuttosto che sociali, umane o piuttosto che sportive. Quest'anno è stato scelto la figura di Arrigo Cipriani, una persona che sicuramente ha dato e sta dando ancora, nonostante la sua età, sta dando veramente dimostrazione della capacità imprenditoriale, ma la sapienza e soprattutto la possibilità di far coincidere l'essere allo stile, in primis, con la capacità di una visione molto ampia, importata e esportata al di fuori anche della stessa realtà veneziana. Dunque, un plauso alla figura di Arrigo Cipriani e per questa onorificenza che gli viene riconosciuta.